Giacomo Matteotti fu assassinato da sicari fascisti il 10 di giugno del 1924. Lo attesero sotto casa in cinque, tutti squadristi venuti da Milano, professionisti della violenza, assoldati dai più stretti collaboratori di Benito Mussolini. Onorevole Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, l'ultimo che in Parlamento ancora si opponeva a viso aperto alla dittatura fascista, fu sequestrato in pieno centro di Roma, in pieno giorno, alla luce del sole. Si batté fino all'ultimo, come lottato aveva per tutta la vita. Lo pugnalarono a morte, poi ne scempiarono il cadavere. Lo piegarono su se stesso per poterlo ficcare dentro una fossa scavata malamente con una lima da fabbro. Mussolini ne fu immediatamente informato. Oltre che del delitto, si macchiò dell'infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito. Mentre giurava, il duce del fascismo teneva i documenti insanguinati di Matteotti nel cassetto della sua scrivania. In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l'omicidio politico di Matteotti, si commemorano anche le stragi nazifasciste perpetrate dalle SS tedesche con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani nel 1944. Ossi Ardeatine, Sant'Anna di Statema, Marzabocco sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani, tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due ricorrenze concomitanti e luttuose, primavera del 24, primavera del 44, proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica, dal primo all'ultimo giorno, non soltanto alla fine o occasionalmente, come qualcuno vuol farci credere, un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista. E qua lasciatemi aggiungere anche per decenni del dopoguerra. Lo riconosceranno una buona volta gli eredi di quella storia? Tutto purtroppo lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 22, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via, purtroppo. Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, come la persecuzione degli ebrei, senza mai però ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Alle fosse ardeatine non sono stati barbaramente trucidati degli italiani dai tedeschi, sono stati barbaramente trucidati degli antifascisti. È una cosa ben diversa, è per questo motivo che furono scelti e trucidati con la complicità dei fascisti. Infine ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di non nominare mai, mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile dello scorso anno e temo oramai nemmeno in occasione del 25 aprile di quest'anno. Mentre vi parlo stiamo di nuovo festeggiando, perché è una festa questa, qui tutti insieme la liberazione dal nazifascismo. Non basta dire la festa della liberazione, bisogna ricordarlo ogni volta, la liberazione dal nazifascismo.
la parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò e si rifiuta di pronunciare, tanti che ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Ma io temo che finché quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Grazie.